Non capisco perché mai Berlusconi dovrebbe sentirsi umiliato per tutte quelle storie che vanno dai domiciliari, che sono una bella scocciatura, sono anzi una restrizione della libertà personale orrenda, fino però all'assistente sociale, al gruppo sociale al quale sarebbe affidato. Si sentono umiliate le persone che hanno ragione di sentirsi umiliate. Berlusconi non ha nessuna ragione di sentirsi umiliato. Non deve essere premiato. Non è il suo problema. Berlusconi è stato premiato come nessun altro dalla vita. Quello che ha voluto fare ha fatto. L'ha fatto come uomo privato, poi l'ha fatto come uomo privato in relazione con la vita pubblica. L'ha fatto azzeccandone 9 su 10, nel senso che è riuscito appunto a generare lavoro, è riuscito a generare divertimento, caro al popolo, è riuscito a intrattenere gli italiani, è riuscito a modificare i loro costumi, lo ha fatto un po' consapevolmente, un po' inconsapevolmente, come re della televisione commerciale o libera o privata. Poi ha proiettato tutto questo schema di successo, di intrapresa, e tutto il resto che sapete, lo ha proiettato nell'arena pubblica e lì ha avuto un successo ancora moltiplicatore, la sua popolarità ha funzionato, e come? Nel senso che il consenso non lo ha mai definitivamente abbandonato, può essere stato più grande, più piccolo, ha risentito delle cose buone e delle cose meno buone che lui ha fatto, come è naturale in tutte le vicende politiche, ma per anni, vent'anni, più di Craxi, forse più di Mussolini, anzi sicuramente anche più di Mussolini, senza portare l'Italia in guerra, senza causare, perché non è lui la causa della crisi finanziaria internazionale americana, della crisi europea da debito e da credito, no, non è lui la causa di tutto questo. Beh, ha fronteggiato, oltretutto, una offensiva scalcagnata, con aspetti veramente miserabili, che ha cercato di sradicarlo proprio dalla coscienza degli italiani, con accuse spesso anche sordide, guardonistiche, che alludevano con cattiveria, con perfidia, a cose che non sono mai state dimostrate lui abbia fatto e che comunque entravano in un contesto che era quello della privacy e non della vita pubblica. Certo ha fatto gli errori, non corrispondeva alla sua funzione fare le corna, dire cucù alla Merkel. Era un grande, diciamo, una grande personalità, un po' matta, che però ha costruito quello che il mio amico Diaco chiama un clima di libertà psicologica senza paragoni nella storia italiana. Berlusconi ha un posto nella storia italiana e non solo italiana. Ma come volete che si senta umiliato? O meglio, perché c'è questo gioco a considerarlo, a guardarlo sotto il profilo dell'umiliazione? Quella è una roba veramente da Cumenda, da Bariuscia, nella mente di chi guarda, negli occhi di chi guarda, cioè considerare che siccome è stato un personaggio straordinariamente protagonista di anni importanti della vita pubblica, siccome ha parlato al Congresso degli Stati Uniti, siccome è stato più a lungo di tutti presidente 3 volte del G8, siccome ha rivestito un incarico importante nel seno dell'Occidente industrializzato per tanti anni, allora adesso no, non c'entra, fa parte della sua esperienza, che è sempre stata un'esperienza di alti e bassi, cantante nelle navi di crociera e poi straordinario e brillante causeur, conversatore in argomento televisivo e comunicazionale, re dello sport col Milan degli anni d'oro, ma insomma, umiliato Berlusconi, deve sentirsi umiliato. Stiamo scherzando.